All'attacco il Fabris, all'inseguimento del Polman Andrea Balocchi qui davanti all'Hockenheim nazionale, favoritissimo con la sua Porsche. Fabris con la Acura GT3, gran macchina, molto stabile. Tranne in questa curva che ha molte difficoltà. E qua scappa via Andrea, il Parmense, coppia italiana lì davanti a dominare qui in Germania. Sì, Macchina tedesca. e Andrea ha scelto 10 minuti di sessione di gara qui a bomba. Cazzo, l'ho presa larga, che sono 2 secondi in un giro che Andrea infligge al Fabris. Mentre la IA si allontana, lontana dietro, vediamo, si frena ai 75 per cercare di recuperare su Andrea. Qui in secondo e 8, la lotta tra Fabri e Andrea. Vediamo se riesce a stringere qui il Fabris in seconda. L'attacco è Andrea, però con quel propulsore lì riesce a ripartire molto bene. Qui parzializza il Fabris, apre il gas, gas a martello. E Andrea è lontano. Un po' di sottosterzo. Forza ragazzi, fateci sognare. Errore di Andrea, attenzione! Che succede? Lamentare. Sono vicini adesso per un errore di Andrea, ha dovuto alzare il piede. La direzione di gara implacabile qui. Ma Severissima. parte benissimo, incredibile, 7 decimi. Oh, al limite, forse Fabris ha tagliato. Vediamo se la commissione di gara gli dirà qualcosa. Nulla per il momento. Vediamo se riesce a staccare. Anch'io l'ho presa male. 2 decimi di ritardo sul miglior tempo. Stavolta ho staccato come te, però sono ripartito molto male. Vediamo se riesce a anticipare. Niente, il Fabris in difficoltà. Sciabolata, non va. No, questo era Piccinini. Intanto ospite speciale qui, ragazzi. Ospite speciale, ragazzi, qui in console di commento. Sim Drivers, mitico, il grandissimo Galeazzi. BDC ragazzi, ciao, buonasera, scusate il ritardo, sono andato a prendere un panino. Intanto vedo che il Balocchi che mi ha passato due prosciutti con un bel parmigiano e lì in testa qui in Germania. Che c***o ti sei mangiato? Lì Crauti che vai così veloce, sono le scorregge doppio turbo. Mitico Andrea. E Fabri in difficoltà con questa macchina di b***a. Vediamo l'attacco per Ettorio, la frenata ai 75, troppo lungo il Fabris, perde troppi secondi, troppo tempo. Ma diamo lo stesso, non bollare mai Fabris. Dai è sotto, dai, bello, che poi ti offro un panino. Lambrusco. Fare la brusa, si è girato! Ma Fabri, te, sta macchina di merda, sto circuito che merda. Pure l'avvertimento ti sei preso, Fabri. Riprendiamo la linea qui in modo abbastanza serio. Purtroppo il Fabris si è girato in quella curva maledetta e Andrea prende il largo. Sono 7 secondi ormai che lo separano e quindi il Fabris si deve difendere ormai dalla IA che lo insegue a meno di 3 secondi. Infatti sono 6 secondi persi, più il distacco sono
cacco. La prossima tiriamo via. Tiriamo via i tagli, eh? La prossima tiriamo via i tagli perché? Perché veramente figa, cioè, metti fuori la gomma. Ti dicevo, quando mi lamentavo io, tu non mi credevi. Intanto, ingegnere di pista, il nostro Vincenzo Nixos 1-2-3, che parla benissimo inglese, ci avverte che mancano 4 minuti. E dice che ho fatto il miglior terzo settore. Intanto sono 6 secondi e 6, 4 decimi recuperati su Andrea. Ho alzato il piede, oppure sono veramente bravo. Ma credo che sia Andrea che abbia alzato il piede. Non ho più gomme posteriori, non è possibile. E tanto riprendo la linea io, perché tu non dici che dici solo che... Qui Gerbadia, ragazzi, vi consiglio assolutamente di prendere i Crowdy, che sono troppo buoni. Grande mitici di Sim Drivers, ricordatevi di iscrivervi a sto canale. E se il video vi piace, lasciate pure un like, un mi piace, come si dice. Troppe parolacce, ma non importa. Metteremo i beep. Vai Fabri, spingi sto sto d'acceleratore del vai. Mentre Andrea domina qui in Germania, incredibile. Con una GT3 poi. Con una GT3, vabbè, che vuol dire? Sei bravo Andrea, uno deve dire le cose che... Ma sai che mi trovo bene con quella Porsche qua? Ma dai che ti trovi bene con quella Porsche qua? Sì. Ma dai che faccio il commento come se fossi te, dai. Ma la roba dai! Forza. Ma dai ragazzi! Siamo qua in Germania, io domino qui su Fabris, che si cassa sempre. Ma da boh! Gosino! Sì, sì, sì. No, sai te, quando perdi ti sempre la metà. Sono uno avanti, come si dice, non mi piace stare dietro, però brilliant first, come cacchio ha detto, non importa. Beh ragazzi, grande gara qua, Andrea sta dominando ormai, l'avete capito, manca pochissimo, solo un gravissimo errore da parte sua, anche se gli ho rosicchiato qualche decimo di secondo. Ma ormai la sta praticamente controllando e c'ha anche ragione, 6 secondi a voglia. Mi sono abbastanza allontanato anche dalla IA, il che, se non ci sono grossi problemi, dovrebbe garantire un secondo posto per il Fabris, un primo posto meritatissimo di Andrea, che ha dominato prove libere, qualifica e gara, grande slam per il Parmense. Mitico Andrea Balocchi, The Cartman, grande Bidico, grande Balocchi, che noi salutiamo. No. Prende un secondo di penalità intanto a un minuto alla fine. E sono 6 secondi e 3, ancora 4 decimi rosicchiati. Attenzione, questo è il miglior giro di oggi. Attenzione, non hai il grande slam, esce fuori il Fabri. Adesso mi penalizza. Riduci, rallenta la velocità per non incorrere in una sanzione disciplinare e una multa da 800 miliardi di euro. Rallentiamo. La multa di 50 euro che ti verranno scalate dal conto di Steam. Il portafoglio sarà 3 euro forse. Sto rallentando, amico mio, vai. Stai rallentando? A voglia. Sono andato un po' largo nella prima curva. Torniamo in cabina qui. Sono io, Galeazzi, i fratelli Abbagnale. Fateci sognare. Ah no, scusate, quella era un'altra storia. Intanto controllo magnifico del Fabris in curva in accelerazione. Parte di culo la macchina, ma lui riesce a controllarla. Ma che c***o serve se sei in seconda posizione? Ma non importa, il divertimento è assicurato. Intanto io, prima che si termini questa gara, tengo a ringraziare tutti quanti per l'ascolto.
Grazie mille, grazie ad Andrea Balocchi, ma soprattutto al grande Fabris. Ciao ciao ragazzi. Babà, Fabris, la tua macchina di non sai guidare un cazzo, vaffanculo. Beh ragazzi, vince Andrea, il nostro Andrea Balocchi, meritatissima gara da 10 minuti con la sua fantastica Porsche. Grazie ragazzi per averci seguito in questa magnifica gara. Scusate le parolacce, cercherò di mettere il massimo di bip possibili. Io ringrazio Andrea Balocchi, il mio carissimo amico fratello ormai che fa parte della mia famiglia, per aver condiviso questa magnifica immagine. Si vede il tuo logo e io dietro che arrivo, fantastico. Nel montaggio sarà qualcosa di spettacolare. Vi ringrazio tantissimo ragazzi ancora una volta per averci seguiti in questo video in cui condividiamo con Andrea la nostra passione insieme a voi. Se il video vi è piaciuto, un pollice in su. Se vi è piaciuto che abbia vinto Andrea, un doppio pollice in su. Lasciateci un commento, ragazzi, e sapete dove trovarci. Andrea Barocchi 78 e Fabri 78 su Steam. Non esitate a chiederci l'amicizia, noi ci becchiamo presto. Da Fabris e Andrea è tutto. Ciao, al prossimo video!